Settima vittoria quella di ieri sul parquet d'adozione del Palasport di Aragona, ottenuta dalle ragazze di Tani Frinzi Russo, che si confermano imbattute e consolidano la loro posizione in vetta alla classifica. Le agrigentine si sono imposte sul bisignano di Cosenza con il risultato di 3-0, una gara non facile malgrado il punteggio finale con i primi due set tirati. Molti infatti gli errori delle acragantine che l'allenatore ha dovuto riprendere in più di un'occasione. Tra le pallavoliste di Bisignano l'ottimo due Margherini Sannino, soddisfatto nel post partita il presidente Crosta che ha applaudito le sue ragazze. A far loro compagnia dopo 7 giornate di campionato ai vertici della classifica a punteggio pieno le ragazze dell'Eraclea Gela. Le atlete dell'Acragas saranno adesso impegnate in una serie di gare durissime, 4 delle quali con le dirette contendenti per il primato. L'obiettivo è quello di arrivare al big match del 18 dicembre contro la corazzata Gela a punteggio pieno e giocarsi il tutto per tutto in un campo difficilissimo che deciderà la squadra leader del girone di andata.